Ciao, benvenuta. Oggi, come sai, celebriamo l'equinozio di autunno, che nella ruota dell'anno celtica, quella che seguiamo nella scuola, la donna lunare, si chiama Mabon o Maybun, e rappresenta appunto l'inizio della fase oscura dell'anno, ovvero della fase più femminile dell'anno. Sappiamo che tutto è ciclico, il tempo è ciclico, anzi è una spirale perché continua a portarci nelle profondità per poi riemergere e tutto è dato, è retto dall'equilibrio fra il fuori e il dentro, il maschile e il femminile, yin e yang, giorno e notte e qualunque altra coppia di opposti e complementari possiate immaginare. Per questo oggi appunto entriamo in quella fase dell'anno in cui l'oscurità piano piano comincia ad aumentare rispetto alle ore di luce e fino ad arrivare naturalmente a accompagnarci verso Iule, il solstizio d'inverno e quindi i mesi centrali, i mesi del riposo, i mesi del silenzio, i mesi del ritiro. Per cui queste fasi corrispondono più o meno alla fase della maga o della donna selvaggia e della crona, dell'anziana signora. E sono appunto quella metà dell'anno in cui tendiamo a ritirarci, tendiamo a lasciare le cose, il mondo esterno, le cose che fino ad ora abbiamo fatto e manifestato, abbiamo messo sotto la luce del sole per piano piano tirare le somme. E decidere e sentire più che decidere quello che vale la pena tenere e quello che invece ha bisogno di cadere, perché possiamo davvero rigenerarci e riprendere la nostra creatività durante l'inverno, perché sappiamo che solo attraversando la fase di silenzio, di riposo, di buio, di oscurità, così come fa la terra, così come fanno gli animali che vanno in letargo, poi potremo tornare a risplendere e a manifestare più intensamente con l'arrivo della primavera e della luce crescente. Quindi questo Mabon inizia questa fase dell'anno che io amo particolarmente e ci sono tanti modi per celebrare, per onorare questa fase. Qualunque sia la tua ispirazione, la tua tradizione, perché se sei attratta o pratichi già ad esempio magia verde o ti piace lavorare con le piante, ti piace, hai un altare o ti piacerebbe fare un altare, esistono infiniti modi per onorare questa stagione. Nella scuola La Donna Lunare trovi tanto materiale, trovi un PDF, trovi dei rituali, trovi nella pratica di yoga, naturalmente di meditazione. Ma qui volevo semplicemente augurarti un buon inizio, una buona entrata in questa fase più oscura dell'anno e invitarti a coglierne appieno le potenzialità. Naturalmente, essendo un equinozio, abbiamo un equilibrio fra il giorno e la notte. E questa è una fase dell'anno in cui, a prescindere dal tipo di rituali che farò, da come decorerò il mio altare, a proposito, poi ti manderò qualche foto, qualche immagine, quello su cui mi piace riflettere è quanto equilibrio c'è nella mia vita in questo momento. In tutti gli aspetti, ad esempio, è una cosa che mi piace chiedere, su cui mi piace scrivere e fare attività di diario e meditare, è quanto equilibrio c'è fra il maschile e il femminile, cioè fra la mia capacità di manifestare, la mia creare, il mio stare nel mondo, il mio essere presente per gli altri e il mio nutrire me stessa, prendermi i miei spazi, i miei tempi, i miei momenti di riposo, e quanto riesco in questo modo a mantenermi centrata e mantenermi serena e salda. Oppure anche l'equilibrio che in questo momento è particolarmente delicato fra l'inizio e la ripresa delle scuole per molte di noi è quasi un inizio di un nuovo anno lavorativo, più che gennaio, no? Perché magari abbiamo preso una pausa più lunga d'estate, e quindi lo sentiamo come un nuovo inizio, un dover ricominciare, fare elenchi di cose da fare, programmare, progettare la settimana, il calendario, il mese, il trimestre. E invece l'invito quasi opposto che ci fa la stagione e appunto il buio che cresce, a invece lasciare andare, riposare, prepararci appunto per il riposo invernale. Questa è la stagione in cui tradizionalmente le culture tradizionali, i nostri antenati e antenate che vivevano secondo i ritmi della natura e dei frutti della natura raccoglievano, no? Facevano uno degli ultimi, il secondo raccolto
di tutti i frutti che la terra aveva dato e venivano preparati poi in conserve o conservati in altro modo per affrontare poi l'inverno quando c'era meno ricchezza e abbondanza in natura. E così possiamo fare noi. L'invito è questo, no? Facciamo un raccolto della nostra vita in questo momento particolare. Che cosa, di co per cosa sono grata? Questo equinozio ha molto a che fare con la gratitudine. Per cosa sono grata? Cosa invece ho bisogno di lasciare andare perché semplicemente ha terminato la sua funzione oppure non mi serve in questo momento, non mi nutre. Ok? Quindi con gratitudine lo lascio andare. Per cui ottime pratiche sono appunto scrivere un diario, scrivere su un foglio queste cose, per cosa sono grata e cosa lascio andare. E magari puoi scrivere cosa vuoi lasciare andare su un foglio e bruciarlo, oppure una cosa che mi piace molto è scriverlo su delle foglie secche che ho raccolto, già cadute naturalmente a terra, e lasciarle andare via col vento. E poi, ad esempio, fare un po' il raccolto di quello che hai in casa, degli oggetti materiali che non usi più, che non ti servono più, che invece possono avere nuova vita con altre persone, quindi donarli, regalarli. Fare una giornata di tè, biscotti e metti fuori tutto quello che non ti serve e magari qualche amica o amico potrebbe prenderlo. E in generale, qualunque cosa che ti aiuti a fare pulizia e alleggerirti per prepararti poi alla fase più nutriente dell'anno, che spesso invece sottovalutiamo o non riusciamo a goderci appieno, che è appunto quella del vuoto fertile. Da cui tutto poi sboccia, da cui prende vita qualsiasi idea, pensiero, progetto o desiderio tu abbia nel cuore. Per cui io ti auguro un bellissimo equinozio. Presto troverai sul canale YouTube anche una pratica, una respirazione da fare, che puoi fare per onorare questa fase che non è mai un giorno solo, ma è un periodo dell'anno, proprio per lavorare sull'equilibrio. E nella scuola, la donna lunare, trovi altre pratiche e altri inviti, altri rituali, così come per tutti gli altri passaggi della ruota dell'anno. Se vuoi, puoi entrare nella scuola e usufruire della tua prova gratuita per curiosare e dare un'occhiata. Grazie e buona giornata a te.